I'm feeling can too, you. you're so super too stagy I can to be a bad way. And oh, New York, come to the full of feeling better every day. Come on, come to New York. New York, I am living and true, but feeling away, I can't abide we, know. New York, come to the fun, the feeling, but feelin everywhere. come on, come to New York, New York, I... Io sto un po così, io sto un po su per giù. Non bipolare, no, polipolare. E se mi dici che vuoi fare, ti voglio dire, vado a New York, New York, New York. Sto bene più qui. Io no non ci vado. Io non ci vado no. Non ci vado no. A New York, sto meglio in casa mia, chiuso in isolamento. Come on, come true. Lo so, lo so. Day, day,

Viaggiante o oh no? Se proprio devo andare, Volo a Londra assai, a Capoverde poi. Ci resto solo un po', ma non a New York, non a New York. Da, 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 TAP tar no no na New York. No no na New York. Che se giù malina dice, no, io non sto in Italia perché se voglio incontrare 5 persone interessanti in riunioni non posso, perché non sto in Palermo, non in Roma, non a Milano, a New York capita che 3, 4, 5, anche 10 persone interessanti si possono tutte trovare nello stesso party. L'Italia è impossibile, capisci, you know? Allora io non vado, a no, New York, ma sto qui contro me stesso, i miei molteplici me stesso, che sono solo unicamente interessanti, perché voi tutti siete veramente noiosi, non sapete di niente quasi tutti. Allora incontro me stesso, così allo specchio, no? Sempre famoso specchio di Brame I'm oh, feeling to good, just never way I come to see the pathway, no New York, come to remember Now i feeling like to do Come on, come to New York No, 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 York, no, 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 no No, no, yo, yo, no, no Io io non ci va a New York, non ci va a New York, sto qua, sto qua, perché là, 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 io non sto parlando inglese, quindi questi interessanti non li riconosco pure. Oh, oh, e qua, interessanti cioè, cioè sto io, e poi ancora io, è sempre io, e io un altro so io, e un altro io di me, e di me, e di me e di noi, di noi, di noi che siamo tanti noi io. Io, io. Mm -hmm. A ah, parola, parola, parola. A ah, parola, parola, parola. A ah, parola, parola, parola. Parola, parolo parola, parola, sultana, parola, the words I know. note. Parola, parola, parola. Parola, parola, parola. Parola, parola, sultana, parola, parola, frano, car, cosa say, O que tu say, who is it? O que tu say, O que tu say, cosa say. Hey, hey, hey. Non ascolto mai, non ti ascolto mai, non ti voglio ascoltare Tu, umano diverso di me, non ti ascolto mai Non mi dici mai niente di interessante La gente ha poche idee Dice sempre le tre o quattro cose, ripete Sì, forse anche io faccio così Ma io dico, soprattutto, dico di me No No, New York, no, 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 non voglio persone di me interessanti, mi basto. Ci bastiamo noi morti. Noi morti personalità, di cui una adesso sto provando riconoscimento legale, perché quando è attiva lei, non voglio che prenda le colpe a io. Per esempio, quando Judith va in giro e fa i suoi casini, perché devono venire da Giuliano? Allora, Judith, in quel momento, allora deve avere la sua patente d'identità, la sua carta d'identità, sua potente di guida, qui giù di -p, in quel momento non sono io, è lei, quindi se vai in galera, fa in galera giù di -p, poi quando sono io, io devo uscire di galera, vicino, perché sono questi molteplici, no? Un giorno sono TLP, un giorno sono invece la vecchia Pipi Calzolunghi, se sono un giorno la Pipi a lunghi, no? Se faccio che, che, che rubo, delle pinane, per esempio, perché devo andare in galera io Giuliano, oppure la povera Giudi, giova in galera, la cazzi lunghi e allora va bene, però io mi levo i cazzi lunghi. Se no, io devo uscire perché ognuno deve avere il suo documento di riconoscimento identità per ognuna delle varie personalità che uno ha dentro di A ah, ins A, ah, che uno è o oh, oh, non ha, A ah. perché no? Avere come Eric Fromm no, essere, 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 essere questi molteplici si arriva anche fino a 125 fino al reggimento. Uno può anche fare un intero esercito di se stessi di cui ha guida. Ton chant, mon chant, saint pré le l'œuvre du Sur le pont d'Avignon, sur les lèvres, sur les sur le pont d'Avignon, sur les lèvres, sur sur le pont d'Avignon, sur les lèvres, sur les lèvres, sur le pont d'Avignon, sur les lèvres, sur le sur pont. Avignon, sur la neve, sur la neve, sur le pont d'Avignon, sur la neve, si verrà. Quindi questa battaglia che noi possiamo io e tutte le altre personalità di me facciamo perché ognuna abbia la sua carta d'identità, i suoi documenti, è chiaro, non posso io Giuliano da solo con tutte queste personalità avere un'unica carta d'identità, un unico voto, è chiaro che devo avere almeno questo è suffragismo invece per le molteplici personalità di uno, è una battaglia di suffragismo per i polipersonality, quindi io sono una persona, per esempio la Judith, ecco, a radical chic americana, lei vota. Assolutamente democratico, no? Invece la PPA Calzilung in Svezia voce a un altro partito. Poi, appunto, devono votare in paesi diversi, dobbiamo anche avere nazionalità diverse, chiaro? Io voce in Italia, chiaro, ecco io non voto anzi perché a me non mi frega un cazzo di votare mi fanno schifo i partiti italiani voglio tanto votano anche le mie altre personalità in paesi molto più avanzati, molto più culturalmente per esempio la Joshua 43, Joshua Tree che è un altro di noi che prende il nome dal titolo degli stupidissimi youtube io quella personalità lì la odio perché è un po' rockman un po' frontman così no? un po' a me non piace quando viene lei proprio io mi sento Um, lei vota negli Stati Uniti, però, nonostante sia rock, è libero. È liberale. Si è, è praticamente così votata per Trump, è, è Trumpista, trampista, Trumpiana proprio. Trumpiana. Meno male che non ci incontriamo, capisci? Ecco, l'avvantaggio della polypersonality è che quando è presente uno, gli altri sono in altro luogo, quindi questo anche di vantaggio, si ricordi un po' qualcosa l'attualmente. Quindi la battaglia adesso politica è il riconoscimento di diritti politici, di identità, di nazionalità delle diverse personalità di ognuno di noi, quindi se io lo ius, come detto, non soli, ma lo ius molti, non soli. Non siamo soli, siamo molti. Ius molti, non soli. Ecco, di questi molti, e ognuno di questi molti, si prende la nazionalità della personalità che, ha in quel, che è in quel momento. Quindi Judith vuole, ad esempio, una po... Eh, Judith <ride> è anglo, anglo perché la madre poi può è <ride> Così eh, Hong Kong, quindi Hong Kong, lei vuole sia inglese, italiano, perché sia sì, italiano, molto importante per lei, e quindi una, già lei è un trinazionale, ti capite? Poi eh, sì, per l'Asia sceglie di avere nazionalità Hong Kong, perché mai purtroppo Cina, quindi lei cinese è sempre... Poi, per esempio, la pipì a lunghi, la pippa a lunghi svedese, deve avere nazionalità svedese. Che è chiaro, inutile che a mia nazionalità italiana, vado vale in posto Giuliana, la pippa a lunghi, e poi lei insegno a in New York. Cioè, sento, io devo avere i suoi suoi riferimenti legali, culturali, identitari, quindi carico di identità, di guida. Lei va là, non può guidare i competenti di giocando in Italia, di Svezia, voce competente a competenti a pipi e cazzi lunghi. È chiaro? No? Se, va, se lei fa un danno, perché lei non paga, io siamo matti, abbiamo conti diversi, ognuno di noi ha un, un suo conto. Che in banca c'ha cioè, tanti conti. Non è che se lei fa un danno, come Pippi Cazzi vengo di me, Giuliano, tu no, è stata Pippi Cazzi Lunghi e fate riferimento a lei, oppure è stata Giudi, fate riferimento a lei. Parlo di queste trepi, sono quelle che insomma appaiono più spesso, ma ce ne sono altre 122, siamo in 125, capisci? Eh, e come faccio io? Come, faccio? Eh, come facciamo questa tribù fino a quando non ci danno questi diritti, è chiaro? È chiaro che poi uno diventa cattivo, va in giro, a volte alcune di queste personalità diventano aggressive, invece no, perché l'aggressività nasce dal fatto che non c'è riconoscimento e quindi sai, quando è disconoscimento infine poi tu diventi aggressive. Ora non è giustificabile, negli Stati Uniti sai, sono andati tutti i pazzi di inglesi che gli inglesi non volevano, hanno detto no, questi qua non più li vogliamo, li hanno dirottati, hanno messo le mie flore, vai, vai, andate, vai vai, andatevi, un po' come hanno fatto gli ebrei che hanno messo tutti i loro peggiori in Israele, capisci, hanno detto va bene, ok, questi sionisti così, ossessionati, pazzi... Eh, fiscale noi che siamo più liberi rimaniamo in giro per il mondo lo stesso uguale gli inglesi eh, migliori hanno detto agli eh, inglesi si sì, possono cazzo. vai vai andate si scavezza colo andate di là di uscire fate vostra nuova nazione non ci rompete le palle quindi poi si sì, americani hanno identità ma sono inglesi, pa inglesi super pazzi capito quindi meno interessanti di inglesi oppure più interessanti come gli ebrei per il mondo più interessanti di ebrei di Israele gli ebrei di Israele hanno messo proprio ortodosso, il portodosso gli ebrei radicali che ha migliore, cioè, è un genio totale e anche lei si è scriata contro Israele. Io, io non voglio entrare in questioni ebraiche, mamma mia, per amor di Dio, io sono sempre filo ebraico, però è chiaro che gli ebrei migliori sono più intellettuali, i sempre oppositivi con tutto, anche oppositivi con la propria comunità. Io poi sono O positivo e quindi voto Judith Bartola sempre, capisci mi? Ho Ogri i Shekavorti, che è quella indiana, ma sta pure in Stati Uniti: ho inventato il formato inattivo, sì, attivo. No. questa mia battaglia, questa nostra di molte personalità che facciamo per avere tutti questi diritti per non essere, come dire, farsi carico una personalità delle responsabilità di tutte le altre, che questo non è possibile, capisci? Non posso essere responsabile di altri 124, bisogna sono responsabile di quello che faccio io. Quindi resecare le diverse responsabilità legali, riconoscere le diverse nazionalità, riconoscere i diversi domicili, riconoscere eh, i diversi conti bancari, dare la possibilità di fare più lavori. È chiaro che se io sono qui che lavoro, sono Judith, sto facendo un lavoro critico, non posso essere anche a scuola come Giuliano perché comunque il corpo è condiviso, capisci? Il corpo purtroppo è condiviso. Uh, e quindi uh, mi deve essere riconosciuta la possibilità di fare la judit e fare la critica e in quel momento la scuola sospende come se ci fosse una sospensione una sospensione così se vuoi anche non mi dai stipendio come Giuliano ma mi lasci fare la Judith senza rompere i balli perché se no veramente sei non inclusivo sei veramente esclusivo qui c'è proprio un problema di esclusione mi volete escludere allora noi polipersonalità perché poi non puoi dire neppure noi poi di personalità questa è la peggiore della, che puoi considerare hand perché tu se lì improvvisamente diventi scappi un altro prende posto tuo in quello che ha anche corpo che condividi con lui e tu non ci sei più è pesantissimo da vivere guarda è una roba tremenda è tremendessa peggiore non capisci? Eh, you know? peggiore quindi poi tu anche mi fai pagare le conseguenze, no, bisogna lavorare perché ci siano tutti questi riconoscimenti di, di diritti per personalità. Faccio appello ad esempio alla Sara, che lei pure è esperta di questo, perché mi segue in questa battaglia, mi sostenga per il riconoscimento appunto di diritti politici, eh, di diritti civili, di diritti eh, legali, penali. Tutti i diritti possibili, ma anche di doveri, vero? Perché se io in quel momento sono la Judith, è chiaro che ho il dovere di fare fino in fondo la Judith e non posso anche essere a scuola la Judith non può fare l'insegnante se in quel momento è Judith lei che non ha competenze di insegnante non può evocare le mie no? perché è tutto molto separato attento eh se la Judith è la Judith se Giuliano è a scuola fa insegnante, l'insegnante è insegnante, bravo ma la Judith a scuola non può andare Io non posso andare a scuola come Judith invece siccome la personalità principale hanno scelto me non so come è successo allora Judith deve andare a scuola ma, non è, ma no ma lei sa di storia di arte arriva da altro universo che fa a scuola Judith? ma non c'entra niente, fa come queste supplenti arrivano ora, supplenti champiste che fanno casino, ma no, ma allora, ma dai, non fate fare la champista supplente alla Judith, fate fare l'insegnante a Giuliana, ragazzi, dai, come se Pippi Calzelunghi, che ha un suo lavoro in New York, vado di io, ma no, non sono in grado, mi dai. poi io sono così strione, sono cantante, chansonnier, perché, eh, ma chansonnier, chansonnier chanson, chanson, le dirige di de polipersonalità, di polipolare. Perché sei polipolare, a un certo punto c'è il passaggio in polipersonalità. Polipolare è sempre un gradino prima, outboard, eh? borderline, poi si straballica una polipersonalità che se non è riconosciuta crea veramente disagio in società in corpo perché quello è un corpo con, con, infinite con 125 menti il corpo anche agisce mentalmente agito diversamente da queste 125 persone e queste 125 almeno alcune di queste devono avere riconoscimenti riconoscimenti è chiaro no? Perché sennò, no, veramente ci si macchia come società di assenza di inclusività. Questa è una società esclusiva, che solo per chi ha una sola identità, che sta sempre una personalità in un solo corpo, ma è tremendo, ma è di un fascismo, ma è di un fascismo, ma mamma mia, ma è terribile, è di un castrante, se la castrazione « Improbable, m'excuse, mais non, mais non, impossible, mais non, 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 rien de rien, c'est possible, mon l'homme, tu, d'avoir c'est le faux menti, rien, rien de rien, rien, je n'ai pas gagné, guéri, n'ai pas tes rien, n'ai regretté pas tes rien, n'ai du pas de rien. » Rien, rien d'Orion, ne recrute pas de rien. Alors, bataille pour questi diritti politici, pour queste polipersonalità che devono essere accolte, curate, sostenute, non vessate, Cosa che succede invece oggi, così tutti finiscono in galera manicomio e diventano tutti omicidi poi alla fine, non si riesce a capire perché questa dimensione dei molti fa esercito, li fa pazzire, diventano tutti omicidi, ma no, è impossibile, è colpa di società che emargina, ostracizza, non riconosce, dicono ma questa è fantasia, fantasia americana, ma no, è vero, è vero, io sono esempio vivente, di questi portatori, corpo portatore di infinite personalità, per l'articolo 125, ti ho citato quelle che anche tu spesso hai visto, e quindi aiutate noi, sosteneteci in questa battaglia con un telefono ultravioletto, subvioletto, infrarosso, ultrarosso, per... Telefonate dicendo: Sì, noi vogliamo che siano riconosciuti i diritti di questi corpi polipersonali ag agiti da molte personalità, agiti da molte persone. Poi il corpo, se così va, viene un corpo. Poi a un certo punto faranno, se poi troveranno la maniera di dare diversi anche altri corpi, cyborg a queste personalità e libereranno lasciando questo corpo, poi non sappiamo come questo corpo liberato di tutte queste altre personalità possa agire in relazione ad una sola, se ancora può funzionare, non sappiamo, non sappiamo, la scienza ancora deve fare passi di gigante per arrivare a questi tipi di, di posizioni, capisci? Ecco, va bene, ti lascio così un po' laisa, un po' minollo. Minolo, minolo, minonno, un po' minonno, laisa minonno, laisa minonno, casetta de trastevere, casa de mamma mia, tu me te porti via, l'amore in pieza, tutti i giorni cascano, matone per matone, ma tu ne mattone, ma al porferone, Io ma rivede chiù, er per caro va. Controcorrente. corretto te la na na na, 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 na. io risponde a ah, fiuma affatato fagliela trovare allarma ah, allarma casetta di trastevere casa di mamma mia tu me de porti via la vita priesa a te Gas. Gastone, c'ha le donne a confusione. Gastone, 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 c'ha le donne a profusione. Castone, castone, non ha donne ben niente perché è casto veramente. Castone castone non ha donne a sol bastone castone castone che schifo castone che schifo sto castone ma perché sta casto castato castato di casta sta ma no usci da casa un fanto cabro un fanto fa lo solito intoccabile non falo solito intoccabile Roma, non fa lo solito intoccabile fammela madre d'amma sì, sì, della tutta la stella brulla, brilla, brilla che c'hai un friccico de luna dentro da de noi fai e senti che è sempre primavera daglieli meglio grilli per far cricchi. Nava de ponenti no più tappo de pentola che c'hai Roma il diavolo fa le pentole ma non li coperchi 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 indifferenti coperchi coperchi oh, un coperco quanto costa settanta coperti quanto è questo un ottanta coperti scoperte di coperchi scoperte di coperchi di coperchi mi levo questo cappello e come pentolarinato mi sento coperchiato pentolina bellina ti svegli la mattina ecco quando poi questo corpo comincia a avere invece non solo presenze Umane che lo occupano, o animali o vegetali, che già io feci, già fui albero, ma diventa pure oggetto, ecco, si trasforma in pentola, ma che battaglia può fare una pentola perché se le si riconoscano i diritti? Deve chiedere di essere messa sul fuoco, piena di fagioli, apre bocca, e bocca riempi un di fagioli e accende un fuoco sotto di lei e corpo rovinansi, ma lei credensi pentola, pentola, pentola a pressione, a pensione, pentola a che apprensione a serpentola, pentola che appressione, che appensione, che apprensione a serpentola, pentolone. Pentolaccia si vuol far mettere in mezzo e bastonate nella testa per vedere che ne esce. Cotio, ricco cotiò, pentolò. Rico pentolò. Prendetemi ammazzate. Prendetemi ammazzate, 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 ammazzate Prendemi ammazzate, 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 ammazzate. poi, se non mi riconoscono, mi viene il delirio autodistruttivo! Il delirio autodistruttivo, il delirio autodistruttivo? Essere conosciuta come pentola messa in una vetrina di elettrodomestici, per esempio, per essere gratificata, non cose autolesive. Devo essere aiutata a non fare quello che, come il mio corpo, non può richiedere la mia pentolitudine di fare cose che lo distruggerebbero. Quindi, posso essere esposta in una vetrina di Casalinghi con un bel tappo in testa, oh sarebbe una gran festa. Non posso essere messo sul fuoco appunto pieno di fagioli, perché questo sarebbe per nulla inclusivo, sarebbe esclusivo. No, mi vorresti distruggere, mi vorresti far fare... Ah! Se sì, io fossi poco... Se sì, io fossi si si, Eh, ce l'hanno sempre avuti, questi problemi... Sali diventavano santi, eh, erano santi... Quindi santi sono sempre tanti... Visto l'ammazzavano, rinasceva ammazzavano... Tutti questi martiri, anni, tanti, perché e lo bruciavano, lui rimaneva vivo perché c'era dentro altre personalità, questo albero non gli nulla, lui, queste personalità riattiva, poi lo riattivavano, lo ammazzavano un altro, poi rimaneva vivo, i santi sono sempre stati tanti, i santi dentro uno sono sempre stati tanti, 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 ecco. E quindi se proprio non, non, non volete aiutarci a prendere questi diritti, ci rivolgeremo al percorso di... Santificazione ecco e quindi ci autocelebreremo, ci auto innalzeremo al ruolo di santi, quotidianamente santi, con la nostra capacità di parlare alle piante, agli acari, ai libri, agli astanti, poco perché gli astanti sono sempre umani, io, io guardo, ecco quando vengono fuori questi odio agli umani, proprio, gli umani. perché mi sento pianta, sono un filopiantista, sono un fito piantista, un fito filo, fit fitofilo proprio, cioè adoro le piante, piante, piante. Pianti, pianti delle... I pianti ho fatto sulle piante, guarda, i pianti, i pianti, i pianti sono i mariti delle piante, no? I pianti ho fatto sulle piante, non lo voglio nemmeno dire, comunque avete capito, io ora sono stanca, sempre... mi sento molto fiorentina, sì, però sono i capasseggeri, ma fiorentina andavo su, eh, su, al bel vedere, perché la mostra, la mostra mu ai muri, questi corpi, dovevo ah, fare una mostra mia al bel vedere, non faceva nulla lasciavano così, dicevano che era una mostra dei nanni Pieri al bel vedere, non c'era nulla Dio, chi voleva vedere, vedeva le osse che c'erano tipo i fili d'erba, i muri era già la mostra, perché quelle c'è già, già arte, ma cosa ci stai a portare, mamma mia ti regni un altro le scurturone del muro, un quebui mamma mia, non ti voglio di fare, l'uomo ma queste osse pesanti, e qui poi l'arte pesante, monumentale ecco, come la uncenò personalità che la, la sopporve, le 125 in 125 un si sopportano queste osse pesanti ora io posso arrivare al rinascimento poverini, erano in... così a bisogno di far vedere che c'ho un grosso, allora dai, pietà, dai, tombe, poi sei bravi, facevano queste ossa raffinate, trasformavano il marmo non merle, ma tarriva lui, ti fa questa, pa, Patata di 750.000 liri con buono dentro, bravo, ma bravo dove a spostarla! Ma la performance è lo spostamento. Ma per favore, ma fai un disegno, fa un modellino. Dici, ma poteva grande. No, invece sta la mia qualità sta patata di 750.000 tali No, via, l'arte pesante non la sopporto. Non la posso, no, in 25, 125 si sopporta proprio, no, no, no. Non si sopportano 125, l'arte pesante. Se quella pensante sì, quella pesante no. Se quella pensante a volte è pesante, ma è per, per, per pesantezza del pensiero la reggo. Perché è aleatoria, aleante, aleante. No ma, mamma mia che malinconia queste, queste sculture, queste pesantezze, poi le tengono anche lì, o quelle adopano il ferro, mamma mia, una volta vidi, oh, e mai, mamma mia, poverino, si vedeva renato in Grecia durante la guerra, mm, lui, un elis, no, delle lastrone di ferro strapese appicciate al muro, ma che opera è? Quella. ma povero lavoro per chi l'ha messa ne telefono una gran fascista, ti preoccupi solo di far spostare da dei disgraziati con un approccio da farone egiziano queste immondizie strapesanti no mamma mia non si poteva vedere non si poteva vedere via guarda basta laddove c'è peso io proprio non oh, ci vedo non ci vedo più non oh, ci vedo più c'è già già tanta di roba pesa fatta nella storia dei soliti seri. Amen. Meno male siamo al digitale, in questa aleatorietà, in questi pixel. Guarda, questa è l'uniosa che pesano fino a un certo punto, però so che ci sono dei sotterranei pieni di memorie pese, dove tutta questa roba volatile va a finire, sono strapese anche quelli fanno schifo, e quindi anche queste, diciamo, manifestazioni falsamente leggere fanno schifo e fai schifo, non mi chiedi, fai schifo tu fai schifo sempre, tu fa, fate schifo perché questa volontà sempre di esiste egoica, ego. fate in 135, fate schifo in 125 fate schifo in 125 fate schifo in 125 stanno a sentire